queste radiazioni, quindi dove c'è un'attività molto intensa, si vedono sbuffi, getti di materia sulla sinistra lì che se ne vanno. Qui la sonda si sta avvicinando nel corso di un avvicinamento al Sole. In una zona specifica, negli ultimi giorni, qua siamo a marzo del 22, ha inquadrato questa, queste sono immagini invece riprese diciamo separatamente, questa esplosione solare molto intensa. Quindi quella del Sole è una quiete apparente che però diciamo non ci non ci cambia molto le cose, nel senso che tutta questa attività che noi vediamo con appositi strumenti poi non influisce particolarmente sulla nostra vita quotidiana, a volte un pochino lo fa, però normalmente no. Allora, se dovessimo chiedere a un astronomo di sintetizzare il Sole in poche parole, ci direbbe: il Sole è una stella media, nel senso che è una stella non troppo calda, non troppo fredda, non troppo massiccia, non troppo poco massiccia, eccetera, eccetera. Ci sono stelle molto più grandi del Sole, anche molto più calde, non si vede tanto il pallino, questa gialla più o meno è una stella di tipo solare, ci sono stelle molto più piccole e più fredde, come le nane rosse, come questa qua, sono stelle enormemente più grandi del Sole, addirittura quasi infinitamente più grandi del Sole, molto calde, azzurre, scusate, giganti e super giganti azzurre. E la nostra stella, dicevo, è media, e questa in realtà è la sua forza, perché è anche per questo motivo che ha la capacità di sopravvivere e di rimanere immutata per un lunghissimo periodo di tempo. Per quanto tempo? Allora, una stella, la durata della vita di una stella dipende proprio dalla sua massa, cioè tutto quello che fa la differenza è la massa. Le stelle molto massicce, come dire, si consumano molto rapidamente. Le stelle poco massicce invece sono più risparmiose e quindi riescono a vivere per un tempo più lungo. Una stella che ha una massa come quella del Sole e rimane in equilibrio, diciamo, per circa 8 miliardi di anni. Il nostro Sole ne ha 4,5 abbondanti, quindi è ancora, diciamo, una stella di mezza età, però c'è ancora davanti a sé alcuni miliardi di stabilità, cioè miliardi di anni di stabilità, miliardi di anni in cui non succederanno sul Sole delle catastrofi eccezionali. Basta una stella 1,5 volte come massa quella del Sole, già il tempo di equilibrio diventa meno di un quarto di quello del Sole. Addirittura le stelle che hanno 10 volte la massa del Sole vivono poche decine di milioni di anni, che è pochissimo nella scala dell'astronomia, e quindi ovviamente stelle di questo tipo che evolvono così rapidamente non sarebbero adatte, per quello che ne sappiamo, ad avere dei pianeti attorno a sé dove nasca e poi abbia il tempo appunto di evolvere la vita. Come è fatto il Sole? Un'occhiata veloce: il Sole è sostanzialmente una cipolla fatta a strati, dove c'è un nucleo al centro, che poi è la cosa che ci interessa di più, quindi ne parleremo dopo, la zona più calda. Poi attorno ci sono due strati importanti, quelli che qua sono indicati come zona radiativa e zona convettiva, cioè zone dove l'energia che si forma nel nucleo solare viene portata verso l'esterno con meccanismi diversi, cioè la radiazione, nel senso, così come il raggio di sole che ci arriva dal sole alla terra si propaga per radiazione, anche se in mezzo non c'è niente, non c'è materia nello spazio interplanetario, però si propaga lo stesso. Invece la zona convettiva è più facile, possiamo immaginarci la classica pentola dell'acqua che bolle, si rimescolano gli strati e quindi l'energia, la materia solare si rimescolano appunto. Poi c'è la cromosfera, che normalmente non
non si vede, la fotosfera, sono strati sottili, la fotosfera è un po' la superficie visibile del Sole, quella dove si formano anche le macchie solari, e poi c'è la corona, che è lo strato più esterno, possiamo dire, è l'atmosfera del Sole, anche se il Sole, insomma, di parlare di atmosfera è un po' diverso da quello che immaginiamo per i pianeti. Il Sole è una grande palla di gas caldissimo, o meglio di plasma, direbbe un fisico, quindi gas che non solo è molto caldo, ma i cui atomi sono stati portati via gli elettroni per il calore. E la corona è la parte più tenue, diciamo, gli strati più esterni della nostra stella. Sul Sole appunto possono verificarsi, abbiamo intravisto prima, protuberanze, brillamenti, quindi zone più attive, eccetera, eccetera. Su come funziona una stella, diciamo, il principio è molto semplice. Nella stella ci sono due forze. La forza di gravità, perché la stella è massiccia, bella, pesante, quindi sotto il proprio peso tende a comprimersi, a collassare. Questo prevale all'inizio. All'inizio le stelle si formano dalle nebulose, questo gas piano piano si comprime, si riscalda fino a che al centro si innescano le reazioni che poi contrastano questo collasso, che sono le reazioni nucleari che appunto avvengono al centro della stella e che esercitano una pressione verso l'esterno. Quindi la vita della stella che vedevano prima, l'equilibrio, è la fase della vita che è prevalente circa il 90% di tutta la vita della stella, in cui queste due forze si equilibrano, gravità e pressione che arriva dal nucleo, e quindi la stella è stabile. Ma cosa succede lì dentro? E che situazione c'è nel nucleo di una stella come il Sole? Ci sono temperature dell'ordine dei 15-16 milioni di gradi e c'è una pressione nell'ordine di 500 miliardi di atmosfere. Un'atmosfera è quella che adesso ci sta comprimendo per effetto dell'atmosfera terrestre. 500 miliardi di atmosfere. Una cosa curiosa che volevo dire, ve l'accenno da questa figura, è questa. Sapete che si dice sempre il Sole lo vediamo come era 8 minuti fa, no? Perché la luce del Sole, pur viaggiando velocemente, cioè alla velocità della luce, impiega un certo tempo per arrivare fino a noi, circa 8 minuti, per fare i 150 milioni di chilometri che ci separano dal Sole. Quindi noi vediamo il Sole come era 8 minuti fa, però questa luce che ci arriva dal Sole in realtà è stata prodotta molto prima, perché un fotone, cioè una particella di luce prodotta nel Sole, impiega centinaia di migliaia di anni prima di riuscire a venire fuori dalla stella, a emergere e quindi poi a partire sparata per andare da qualche parte. Tale è appunto la densità di materia che c'è qui dentro. Questa particella parte, poi si scontra con protoni, con elettroni, con tutto quello che trova per la strada, così tante volte che ci vuole tantissimo tempo perché appunto riesca a percorrere quelli che in fondo sono poche centinaia di migliaia di chilometri, insomma. Per capire come funziona l'interno stellare, una cosa di base dobbiamo dire. Non l'ho detto fino adesso, cosa è fatto il Sole? Per la maggior parte di idrogeno, che è l'elemento più semplice che esiste in natura. Questa è la famosa tavola degli elementi di Mendeleev che tutti a scuola prima o poi ci è toccata, e nessuno si ricorda gli elementi più assurdi che ci sono lì dentro, però in alto a sinistra è il primo, almeno l'idrogeno, uno se lo dovrebbe ricordare. Quindi l'idrogeno è l'elemento più semplice, più leggero che esiste in natura, non solo, ma è anche di gran lunga il più abbondante. Le stelle sono fatte, diciamo, almeno per tre quarti, anche l'80% di idrogeno. E da dove arriva questo idrogeno? Arriva dal Big Bang, quindi è stato formato in origine, quando è iniziata la storia dell'universo. All'inizio della storia dell'universo,
si è formato moltissimo idrogeno, parecchio elio, che è il secondo elemento della tavola periodica, qua il numero 2, e pochissimo, quasi niente, di tutto il resto. Quindi, subito dopo il Big Bang, quello che c'era a disposizione era idrogeno ed elio, e le prime stelle si sono formate da questi elementi, ancora oggi si formano da questi elementi. In realtà poi però nelle stelle che ci hanno preceduto, per esempio il nostro Sole, si sono formati anche gli altri elementi chimici, che è una cosa bellissima, mi accennava anche Paolo prima, di formazione degli elementi. Adesso non possiamo dilungarci, però una delle cose dell'astrofisica che mi hanno sempre entusiasmato è pensare che gli atomi di cui siamo fatti, in buona parte, cioè il ferro del sangue, il carbonio su cui è basata la vita, l'ossigeno che respiriamo, tutti quei singoli atomi, c'è stato un momento che nel passato sono stati sintetizzati nelle stelle. Poi queste stelle sono esplose, hanno rilasciato questa materia intorno, questi elementi hanno formato altre stelle, pianeti, esseri umani, tavolini e cose di questo genere. Quindi il Sole ha tantissimo idrogeno e lo fonde al suo interno, nel nucleo, proprio come un reattore a fusione. Le stelle sono centrali a fusione, molto efficienti. Quindi vi avvengono reazioni nucleari che, attenzione, non sono quelle a fissione che ci sono nelle centrali che si usano sulla Terra, dove invece si prendono atomi molto grandi, si spaccano e si produce energia. No, il Sole prende l'atomo più leggero che c'è, l'idrogeno, lo comprime per bene e lo fa fondere formando il secondo elemento che c'è in natura, cioè l'elio. Non spaventatevi, però questo schemino secondo me è interessante, ve lo spiego. Questa è la catena di reazioni principale che avviene, di reazioni di fusione nucleare che avviene nel Sole. Si legge così. Allora, a sinistra vedete c'è HHHH, questi sono quattro nuclei di idrogeno, perché abbiamo detto quello che abbiamo a disposizione è l'idrogeno. Uno perché pesa uno, cioè il peso atomico, e anche perché è il primo elemento della tavola periodica in questo caso. E guardiamo la parte di sopra. Si vede questo? Prendiamo i due protoni di sopra. Allora, questi due protoni stanno lì a un certo punto, nelle condizioni che ci sono, detto, all'interno del Sole, di pressione e di temperatura, si fondono tra di loro, si forma un'altra roba, un'altra specie di idrogeno che si chiama deuterio, che invece pesa 2 perché nasce dalla fusione dei due precedenti. Poi questo nucleo di deuterio si fonde con un altro nucleo di elio, cioè il nucleo di elio è un protone alla fine, e quello che viene fuori è un nucleo di elio, 3, 2 più 1, quindi pesa 3. Però attenzione, cioè abbiamo cambiato elemento chimico, cioè questa è una roba da alchimisti proprio, no? Non è una cosa da chimici, perché in chimica poi gli elementi sono sempre quelli, formano sostanze, legami. Qua si chiama proprio l'elemento chimico. Abbiamo fuso dell'idrogeno e abbiamo ottenuto dell'elio. La parte di sotto è esattamente uguale, lo stesso processo. Si incontrano queste due particelle di elio 3 che sono un po' instabili, quindi tenderebbero a disgregarsi. Si fondono tra loro e si forma l'elio 4, che è quello stabile, quello che c'è anche nell'atmosfera, quello che c'è nei palloncini per gonfiare appunto delle feste dei bambini, e avanzano due protoni che sono pronti per riprendere il ciclo dall'inizio, per quello si chiama il ciclo protone-protone, una catena. Allora, quando alla fine, in sostanza, cosa succede? Che quattro protoni si fondono e formano un nucleo di elio. Ognuna di queste reazioni, una singola di queste reazioni, produce 600 miliardi di calorie, che sono tante, una reazione. Attenzione, volevo solo farvi vedere un'altra cosa. Questi numerini che ci sono qua, 10 alla 9 anni, cioè un miliardo di anni, un secondo, un milione di anni.
e il tempo medio perché avvengano quelle reazioni. Cioè, per dire, se io prendo due protoni e li metto in una scatola e aspetto che si fondano tra loro, in media devo aspettare 1 miliardo di anni, che è una faccenda seccante, perché c'è 1 miliardo di anni. Però nel Sole non è che ci sono due protoni, ce ne sono tantissimi, quindi di queste reazioni, diciamo, la probabilità che questa reazione avvenga è estremamente più elevata, e di fatto avviene, ne avvengono tantissime in ogni frazione di secondo. Però questa relativa lentezza, questa resistenza dei protoni a fondersi tra loro, ci dà la spiegazione del perché le stelle vivono tanto. Perché se questa reazione avesse più facilità ad avvenire, tutte le stelle evolverebbero molto rapidamente. Invece durano anche miliardi, appunto, di anni. Allora, c'è una cosa. Abbiamo visto che partivamo da 4 protoni e arrivavamo in fondo con un nucleo di elio e 2 protoni che avanzavano. Se uno si mette sulla bilancia i 4 protoni iniziali e il risultato finale di quella reazione, cioè il nucleo di elio e i 2 protoni avanzati, trova che i pesi non sono uguali. Abbiamo perso un po' di massa. L'abbiamo persa? No, perché quella massa si è proprio trasformata in energia. Non so se sto spoilerando qualcosa che volevi dire tu. Secondo questa famosissima reazione di Einstein, no? E uguale a mc quadro, l'energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Quella piccola massa che si trasforma in energia produce una grandissima quantità di energia, perché questo numero c al quadrato, essendo c la velocità della luce, è un numero molto grande, il quadrato è ancora più grande, quindi produce tanta energia. Morale, nel Sole ogni secondo si consumano, cioè si perdono, 4 milioni di tonnellate di roba, perché si trasforma in energia. Quindi uno dice, ma così il Sole si consuma? Sì, però è talmente massiccio che per consumarsi ci mette un sacco di tempo, ci mette miliardi di anni, perché esaurisca il suo combustibile di idrogeno, diciamo. Allora, dal punto di vista dell'energia, il Sole, questi dati sono un po' ballerini, ho cercato di, se ho sbagliato mi correggi, poi tu lo ripeti. Il nostro Sole produce circa 600 miliardi di watt. Ovviamente non tutta questa potenza in realtà sarebbe le watt. Quindi non tutta questa energia, non tutta questa luce arriva sulla Terra, perché questa è la luce che va in giro in tutte le direzioni a 360 gradi, diciamo. Una piccola parte colpisce la Terra. Comunque sia, questa piccola parte che arriva fino a noi è comunque pari a 10.000 volte circa la quantità totale di energia consumata da tutta l'umanità. Quindi è comunque una quantità immensa. Ci sono due cose interessanti. Una è questa: la quantità di energia che il Sole emette è sempre la stessa. All'inizio accennavo al fatto che il Sole è tranquillo, cioè rimane sostanzialmente uguale su queste scale di tempo umane, diciamo. Non dobbiamo aspettarci delle cose esplosive, clamorose. E quindi sì, ci sono delle piccole differenze, per esempio tra l'estate e l'inverno. In estate arriva un pochino più di calore, diciamo, in inverno un po' meno, poi dipende da quale emisfero vediamo la cosa, e comunque sia dalla distanza dal Sole c'è una piccola differenza. Comunque la quantità che riceviamo di energia solare è talmente costante che viene chiamata costante solare. Praticamente la costante solare, che è una cosa che interessa poi anche chi deve sfruttare l'energia solare con i pannelli fotovoltaici, eccetera, eccetera, la costante solare viene definita come la quantità di energia che arriva su una superficie di 1 metro quadro posta perpendicolarmente alla luce che arriva dal Sole in cima all'atmosfera terrestre, quindi prima che venga assorbita, perché poi l'atmosfera
mi assorbe un po'. E questa costante solare vale circa 1360 watt su metro quadro, 5 più 5 meno, appunto a seconda della stagione, eccetera, eccetera. Ovviamente col sole al perpendicolo, se il sole è basso sull'orizzonte, molto meno. Dicevo però, non tutta questa energia arriva sulla superficie terrestre, perché l'atmosfera ne assorbe una parte non trascurabile. In superficie ne arrivano circa 1000 watt su metro quadro da 1360 che erano là sopra. E quindi a questo punto ci chiediamo, dal Sole arriva tantissima energia, perché non la sfruttiamo tutta, non la sfruttiamo meglio? Io non la so la risposta, ce lo spiegherà Lorenzo, prego. Vabbè, quando hai detto che avevi una sorpresa, un lancio finale, questa, ecco, mi lanciavi decisamente, questa non me l'aspettavo, insomma, ero un po' più giovane qua, togliamolo immediatamente perché veramente mette quasi paura. Comunque, grazie Gianluca, riprenderò un po' quello proprio che tu hai detto in questo, durante questo incontro, e lo espanderemo. Lo espanderemo perché sì, si parla di energia, si parla di come possiamo usare questa energia e come possiamo imparare dal nostro universo. E la prima cosa che vorrei, su cui vorrei focalizzare l'attenzione, è il fatto che questa energia dal nostro Sole viene trasmessa attraverso la luce. La luce di fatto è la nostra principale fonte di informazione, ci permette di fare moltissimo, non soltanto energia, ma anche proprio conoscenza. Non a caso nella nostra storia, nell'arte, nella letteratura, la luce è sempre stata sinonimo di qualcosa di positivo. Ora, come diceva qualcuno di un po' più saggio di noi, da un grande potere derivano grandi responsabilità, quindi dobbiamo essere in grado in qualche modo di utilizzare bene la luce. E la prima cosa è capire che cos'è la luce. Ed è una di quelle domande che sembrano banali, come quando uno chiede che cos'è il tempo. E rispondeva Sant'Agostino: se nessuno me lo chiede, lo so cos'è. Ma quando uno lo deve, mi chiedono di spiegarlo, non riesco a rispondere. La luce è quella cosa che tutti noi abbiamo a contatto ogni giorno, ma se dobbiamo darne una definizione pratica, ecco, la luce nel mondo scientifico è conosciuta con un nome che, quando lo sentiamo, delle volte ci spaventa, lo associamo a qualcosa di negativo. La luce è un'onda elettromagnetica, è di fatto l'onda elettromagnetica e luce, sono due sinonimi. Semplicemente noi chiamiamo luce una piccola parte di queste onde. Ma cosa sono le onde elettromagnetiche? Come dice il termine, sono delle propagazioni, delle perturbazioni del campo elettrico e del campo magnetico che si propagano, e lo possono fare anche nel vuoto. Questo è il motivo per cui ci arriva anche l'energia, la luce, dalle stelle, e lo fanno sempre alla stessa velocità nel vuoto, la velocità della luce, appunto. Esistono tre tipologie di onde, se vogliamo. Quelle che conosciamo di più sono le onde meccaniche, come le onde del mare o il suono, e queste hanno bisogno di un mezzo per propagarsi. Se io andassi nello spazio e provassi a parlare, non riuscirei ad emettere alcun suono. Anche se nei film di fantascienza ci fanno vedere queste esplosioni che sono molto sì caratteristiche, però di fatto sarebbero tutte silenziose. Soltanto sapete che noi è un film di fantascienza senza esplosioni, quindi ce le mettiamo uguale, ma non ci sarebbero. Poi abbiamo le onde elettromagnetiche che si possono propagare anche nel vuoto, e infine abbiamo le onde gravitazionali, che sono un po' diverse perché non sono perturbazioni che si propagano nell'universo, ma sono perturbazioni della struttura stessa dell'universo. Magari accenniamo qualcosa verso la fine. Ora, vi dicevo, quella che noi chiamiamo luce è solo una piccola parte di queste onde elettromagnetiche. Una parte che noi possiamo vedere con gli occhi, e distinguiamo le energie della luce, perché la luce, l'abbiamo detto, trasporta energia, proprio attraverso i colori. Possiamo vedere la luce, questa onda, come fatta di tanti pacchettini di energia che vengono chiamati i fotoni. Ogni fotone ha energia proporzionale alla frequenza dell'onda. La frequenza, diciamo, è quante volte l'onda si ripete ogni secondo. Più un'onda è fitta,
maggiore è la sua frequenza, maggiore è l'energia. Più l'onda è larga, minore è l'energia associata. E ogni pacchettino di energia viene chiamato fotone. Ora, noi percepiamo le energie della luce, vi dicevo, proprio attraverso i colori. La luce con l'energia più bassa è quella rossa, della luce visibile. La luce con l'energia più alta è quella blu-violetta. Dico sempre il contrario del rubinetto di casa. Io quando apro l'acqua è blu, quella fredda, e quella calda è rossa. Perché noi associamo il rosso al caldo, alla maggiore energia, semplicemente perché quando vediamo degli oggetti caldi sulla Terra che brillano, li vediamo di colore rosso. In realtà non abbiamo le temperature per far brillare degli oggetti di blu. Se avessimo una sfera che brilla di luce blu intensa, probabilmente dovremmo stargli abbastanza lontano. Un oggetto caldo che brilla di blu potrebbe arrivare a 50.000 gradi in superficie. Infatti le stelle blu sono quelle più calde in assoluto. Ma la luce non si esaurisce con il blu e con il rosso. Se andiamo sotto al rosso troviamo l'infrarosso. Per esempio noi esseri umani emettiamo questa luce, che però non si vede con gli occhi. Poi abbiamo le microonde e le onde radio. Se andiamo invece al di là del blu e del violetto, troviamo l'ultravioletto, quello che permette ad alcune persone, non al sottoscritto, di abbronzarsi quando c'è il sole, perché il sole emette anche un po' di ultravioletto, come vedremo. Poi ci sono i raggi X e infine i raggi gamma. Sempre di luce si tratta, soltanto che, di nuovo, impropriamente noi chiamiamo luce quella parte di onde elettromagnetiche che si vedono con gli occhi, ma tutto di fatto è luce. Ora, quando noi mettiamo insieme tutte le possibili energie, tutti i possibili colori della luce, l'arcobaleno se vogliamo, sia quello visibile che invisibile con i nostri occhi, otteniamo quello che si chiama lo spettro della luce, che non ha niente a che vedere con i fantasmi, è semplicemente l'insieme di tutte le energie, se vogliamo, di questa radiazione che ci arriva. Ora, se noi vogliamo in qualche modo immaginare quale energia, quale frequenza viene emessa di più da un corpo, esiste un modello teorico che vedete qui raffigurato, una sorta di curva più o meno a campana, anche se un po' allargata, che ha un picco. Nell'immagine il picco è nella luce visibile, ma non è detto. Questo è più o meno simile a quello che potrebbe essere lo spettro, l'insieme quindi delle energie emesse dal nostro Sole. Il nostro Sole viene chiamato una stella gialla perché il massimo della sua energia ci arriva più o meno tra il giallo e il verde come colore. Ma se noi andassimo fuori dall'atmosfera, in realtà il Sole lo vedremmo bianco, perché non riusciamo bene a distinguere i colori tra il giallo e il verde quando sono molto intensi, li mischiamo un po'. Il colore giallo del Sole che vediamo qui è dovuto alla nostra atmosfera, ma ci arriveremo. Ora, questo modellino teorico, che è stato creato dagli scienziati che vogliono sempre fare, soprattutto i fisici, dovete sapere, siamo persone molto pigre, quindi cerchiamo sempre le cose un po' più semplici, e questo modellino che abbiamo creato, che è stato fatto diversi anni fa, e questa è la legge, diciamo, che ci permette di disegnare questa curva, è stata fatta da un signore che si chiamava Planck, che forse avete sentito nominare. Ecco, questa legge si chiama legge del corpo nero, che non c'ha niente a che vedere con i buchi neri di cui parliamo dopo. Il corpo nero è un corpo ideale che emette luce solo in base a quanto è caldo. Un corpo nero come il Sole emette luce con il picco tra il verde e il giallo. Un corpo nero più caldo emette luce per lo più nel blu, e così via. Non vi viene un po' strano chiamare un oggetto che emette luce nero? In realtà si chiama così semplicemente perché se fosse freddo non avrebbe un colore suo, lo vedremmo nero. Il suo colore è dato solo dalla temperatura. Noi esseri umani, per esempio, emettiamo un po' di questo spettro di corpo nero nell'infrarosso, anche se poi abbiamo altri colori che vengono dati dal fatto che la luce ci rimbalza addosso, che magari ci sono dei colori emessi dalle molecole del nostro corpo e così via. Ora, noi non possiamo vedere
infrarosso, ma se qualcuno di voi ha mai giocato con le telecamere ad infrarossi, vedreste che l'essere umano appare come una chiazza di luce. Spesso si dice: ah, quello è il calore del corpo. No, quella semplicemente è l'energia emessa da noi esseri umani. Se ci portassimo a circa 500 gradi, potremmo iniziare a emettere luce visibile. Se volete provarci, noi non siamo pagati abbastanza o assicurati per queste cose. In realtà gli scienziati non sono pagati in generale, ma vabbè, questo è un altro discorso. Detto ciò, se prendiamo una stella e cerchiamo di disegnare lo spettro, questo vale anche per il Sole, lo spettro vero non è esattamente un corpo nero, ma è una cosa che segue questa linea, ma vedete che c'ha tutti questi picchettini. Queste qua si chiamano righe di assorbimento e sono fondamentalmente prodotte dagli elementi presenti dentro una stella. Quando noi diciamo: ah, dentro il Sole c'è l'idrogeno, oppure c'è l'elio, oppure ci sono questi altri elementi, chi ce l'ha detto? Nessuno è andato con un termometro a misurare il Sole, perché ovviamente fa un po' caldino, e anche se volessimo prendere un campione, è una palla di gas, non possiamo atterrarci sopra in qualche modo. Ecco, attraverso la luce noi siamo in grado di vedere gli elementi presenti dentro una stella. Questo è il codice a barre, se vogliamo, di un corpo celeste. Io lo chiamo il codice genetico di una stella, perché chi c'era ieri sera lo spettacolo che abbiamo fatto sempre qui, forse si ricorderà che abbiamo parlato proprio del fatto che le stelle sono un po' degli esseri viventi, nascono, si evolvono, hanno un loro codice genetico con determinati elementi, poi si riproducono generando nuovi elementi. Quindi è interessante vedere come dalla luce possiamo veramente definire come è fatto un corpo celeste che non possiamo toccare con mano. Ora, qui ripeto un po' quello che già ha detto Gianluca, quindi vado molto veloce. Il Sole emette tanta energia. Io ho un altro numerino, lui aveva 600, in realtà io l'ho rifrasato in maniera diversa, c'ho un 4. E perché sono diversi? In realtà sono stime fatte con degli errori. Quindi questi numeri prendeteli come ordine di grandezza. Quello che conta davvero, miliardi di miliardi di miliardi, la quantità di energia che viene emessa ogni secondo dal nostro Sole è la stessa che la nostra specie umana genererebbe tra qualche decina di migliaia fino al milione di anni in un secondo, questa la emette il Sole. Quindi, per dire, ce n'è tanta di energia. Quella che arriva sulla Terra è questa costante solare di cui parlava Gianluca, intorno a 1400 watt su metro quadro. Per chi non è familiare con il watt, faccio presente che magari avete sentito parlare dei kilowatt, quelli che abbiamo a casa, è l'energia generata ogni secondo. Le nostre abitazioni in generale vanno al massimo a 3 kilowatt di energia che possiamo generare. Ecco, se uno considera che questo è circa un kilowatt e mezzo, se fossimo davvero in grado di sfruttare tutta questa energia, in teoria con 2 metri quadri, 30, diciamo 3, saremmo in grado di alimentare una casa, un'abitazione intera. Ora, questa energia però si distribuisce su più o meno una sfera, perché la Terra non è piatta, scaccomatto terra piattisti, ma comunque più o meno ha una forma un po' sferoidale, un geoide, come si suol dire. Lasciamo stare terra piattisti, perché sia io che Gianluca abbiamo una certa affinità con questa tipologia di persone, quindi lasciamo bene. Ad ogni modo, in media ogni giorno su tutta la Terra arrivano 340 watt su metro quadro, ma l'irraggiamento istantaneo che arriva, che come diceva Gianluca dipende da tantissimi fattori, può essere più alto, può essere anche 1000-1200 watt per metro quadro. Ora, questa è bellissima l'immagine, secondo me, ci fa vedere in giallo quello che è lo spettro reale del Sole, quello che arriva praticamente sulla superficie dell'atmosfera, e poi entra in gioco la nostra atmosfera. E l'atmosfera fa un sacco di cose. Quando vediamo i colori del cielo, una delle cose più belle che chiedono i bambini, no? Perché il cielo è rosso al tramonto, all'alba? Perché il Sole diventa rosso? Tutto questo effetto è dovuto proprio alla nostra atmosfera, a come le particelle presenti nell'atmosfera interagiscono con la radiazione solare, l'assorbono, la riflettono, la diffondono, insomma, fanno un sacco di cose. Il Sole emette un po' tutte le frequenze, tutte le energie, però
Però vedete che questa rossa è quella che riceviamo noi sulla Terra, a parte ad essere più bassa, c'è un altro problema che in alcuni punti proprio non c'è. Ci sono delle parti della radiazione solare che, oserei dire fortunatamente, non arrivano per niente a Terra, soprattutto nella parte qua. Questa parte è la parte a lunghezza d'onda più piccola, vuol dire che l'onda è più fitta e quindi è più alta la sua energia. Queste sono le radiazioni più pericolose. L'alto ultravioletto ne passa poco, per fortuna. I raggi X e i raggi gamma vengono più o meno assorbiti dalla nostra atmosfera. Quindi la parte problematica della radiazione solare non ci arriva quasi per niente. E questo è buono per noi esseri umani, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Piccola curiosità, ho visto delle persone l'inverno che si mettono a prendere il sole dietro a un vetro. Uno si mette lì e è freddo fuori, però c'è il sole e si mettono a prendere il sole. Non state prendendo il sole, state prendendo caldo, perché l'ultravioletto non viene trasmesso dal vetro. Il vetro fa passare solo la parte visibile della luce, quindi quella che vediamo noi, e la parte che ci fa sentire il calore è la parte infrarossa, che passa anche quella in parte. Quindi state solo prendendo caldo. L'ultravioletto con il vetro in generale non passa, ne passa solo in piccola parte. Ora, c'è questo bellissimo grafico che ho brutalmente rubato alla NASA, che fa vedere un po' il computo totale dell'energia che ci arriva dal Sole. Perché non c'è solo il Sole di mezzo, c'è anche il nostro pianeta. Anche il nostro pianeta emette della radiazione, per lo più infrarossa. Il cielo, le nuvole, le particelle in atmosfera emettono luce. Quindi, se vogliamo, in totale, ogni giorno ci arriva dal centinaio al migliaio di watt per metro quadro sulla superficie terrestre. Di nuovo, prendiamo 4-5 metri quadri e pam, prendiamo questa energia e ci facciamo, la generiamo, la usiamo per generare corrente elettrica per alimentare le nostre case. Magari. C'è un problemino. E per parlare di questo, facciamo un piccolo passo nella storia. L'essere umano da sempre ha cercato di sfruttare l'energia solare. Forse avete sentito parlare di un signore chiamato Archimede, che fu il primo a utilizzare degli enormi specchi concavi per focalizzare la luce del sole, che vuol dire focalizzare, concentrarla in un punto che viene chiamato il fuoco. Chi è esperto di fotografia o di telescopi sa già di cosa sto parlando. Questo è un rudimentale, se vogliamo, principio del telescopio. Considerate che si chiama fuoco perché Archimede lo usava per dare fuoco alle navi dei nemici che erano fatte di legno. Quindi deriva da quello. Ma già i romani, gli egizi, avevano capito anche come usare la luce del sole per magari riscaldare la casa, quindi usarla per il riscaldamento. Dobbiamo però aspettare molti anni, siamo nel 1767, prima che questo signore, De Saussure, utilizzasse la luce solare davvero per creare una sorta di rudimentale effetto serra artificiale, una scatolina che era in grado di amplificare l'effetto della radiazione solare per scaldare. Quindi qui non parliamo di corrente elettrica, non sapevano ancora bene come usare la corrente elettrica, si iniziava all'epoca solo a capire un po' il meccanismo, però sicuramente questa scatolina riusciva a raggiungere 108 gradi, che non è poco. Andiamo un po' avanti, siamo nel 1839, Becquerel, questo signore all'epoca aveva solo 19 anni e si divertiva con il papà a fare degli esperimenti di elettrochimica. Aveva due elettrodi immersi in una soluzione che conduceva elettricità e poi vedeva quanta corrente passava, e lui si era accorto che se metteva questa soluzione alla luce del sole l'elettricità cambiava. Quindi capì che c'era un'influenza della radiazione solare sulla generazione della corrente elettrica. Andiamo avanti, 1883, questo signore Fritz crea una vera e propria cella solare, una cella fatta con un materiale semiconduttore, si chiama il selenio, ricoperta da uno stratino d'oro che trasformava parte della luce del sole in corrente elettrica. Quanto? L'1%. Quindi se ti arrivano 100 watt, di questi 100, 99 sono buttati via e uno viene usato per produrre corrente elettrica, che effettivamente non è tantissimo l'1%, ma è già qualcosa. Avanti veloce, 1905, un signore con i baffi e i capelli un po' arruffati chiamato Albert
una scoperta. Fa una scoperta davvero incredibile. Capisce che la radiazione proveniente da qualsiasi forma di luce è fatta di pacchettini, i nostri fotoni di cui vi parlavo prima. E lui usa questa teoria per spiegare un effetto che è l'effetto fotoelettrico. Prendo un metallo, un materiale conduttore, ci faccio rimbalzare sopra della radiazione. Se la radiazione è fatta in un certo modo, questo metallo inizia a buttare fuori elettroni. Elettroni che si muovono fanno corrente elettrica. Il Nobel ad Einstein non è andato per la relatività, ma è andato proprio per l'effetto fotoelettrico. Ora, arriviamo ai laboratori Bell, che hanno fatto un sacco di scoperte, mi pare adesso siano stati acquistati dalla Nokia, una roba del genere se non ricordo, e ai laboratori Bell nel 1955 si crea il primo vero pannello fotovoltaico, se vogliamo, che aveva un'efficienza del 6%. Ora, se andiamo a parlare di utilizzi, siamo partiti dall'astronomia, dalle stelle, siamo arrivati alla tecnologia, ritorniamo all'astronomia. Il primo utilizzo vero dei pannelli fotovoltaici è stato per l'astronomia. Sono state montate su questo satellite Vanguard 1, lanciato nel 1958, la prima sonda alimentata a pannelli fotovoltaici. Quindi vedete come il progresso, la scienza va avanti passo dopo passo, si aiuta con la tecnologia. La scienza guarda avanti, crea delle strutture che poi in futuro sono utilizzate per mandare avanti sia la specie umana che la scienza stessa e ripetere questo percorso. Arriviamo oggi a quelli che sono i pannelli solari e i pannelli fotovoltaici, che non sono sinonimi. Pannelli solari sono fatti, sono praticamente dal punto di vista costruttivo la stessa cosa, come meccanismo, ma i pannelli solari sono fatti per riscaldare. Ne bastano un paio di metri quadri per scaldare l'acqua, fondamentalmente. I pannelli fotovoltaici sono quelli usati per invece generare corrente elettrica. Quindi capite che serve una superficie un tantino più grande. Non so se siete familiari con i pannelli fotovoltaici, io non tanto, però so che si definisce questa unità WP, watt di picco, che è un po' la potenza nominale dei pannelli. Ci dice quant'è la potenza che ti genera un pannello se è esposto a 1000 watt per metro quadro che gli arrivano diretti così a 25 gradi centigradi. Perché quanta corrente mi genera il pannello non dipende solo dal sole, dipende dalla costruzione, dipende dalla temperatura, dipende dalla pressione, dal vento, dalla pioggia e tantissime altre cose. Quindi, come dire, l'energia solare è molto interessante, ma non è così facile utilizzarla. Tra l'altro, giusto per informazione, ci sono tre tipologie di pannelli: monocristallini, policristallini e a film sottile, in ordine di efficienza, e i più efficienti, che sono i monocristallini, arrivano intorno oggi al 25, massimo 30%. Che cosa significa? Che di nuovo su 100 watt io ne posso usare 30, 70 li butto via. Non siamo ancora in grado di sfruttare appieno l'energia solare, ma comunque dall'1% che era di Fritz alla fine dell'Ottocento, in poco più di 100 anni abbiamo reso questa quantità 20-30 volte più grande. Quindi, come dire, l'umanità prosegue, c'è progresso. C'è solo un problema, che noi abbiamo anche questa grande tendenza ad autodistruggerci, dobbiamo capire come bilanciare le due cose. In realtà la massima efficienza raggiunta in laboratorio è intorno al 47%, però in laboratorio, quindi non sono celle che possiamo usare per fare i pannelli solari per ora, ma c'è speranza. Attenzione però che non è tutto bello, ci sono investimenti sui pannelli solari. Non so quanti di voi hanno pannelli solari sulle proprie case, me lo posso chiedere. Bene, abbiamo diversi. Ecco, magari uno dice, investo sui pannelli solari perché effettivamente energia pulita a un certo punto inizia a diventare molto conveniente, perché è tutta energia che non devo prendere alla rete, quindi tanti vantaggi, ci riprendo la spesa in pochi anni. E poi dopo un po' uno dice, ma è uscito un nuovo modello di pannello solare con molta più efficienza e che costa molto meno. Che facciamo? Cambiamo il pannello, ovviamente, siamo ancora più green, ancora più ecologici. E quello vecchio diventa un rifiuto. Adesso tutti stanno montando i pannelli, ma tra 20-30 anni tutti questi pannelli saranno rifiuti. Quindi bellissimo investire su questo, ma
ma come avevo detto all'inizio, grande potere, grande responsabilità, bisogna anche avviare delle politiche green che ci permettono di riciclare i materiali di questi pannelli, se no arriveremo ad avere tonnellate di rifiuti fatti solo con i pannelli solari che stiamo usando adesso. E si possono riciclare gli elementi, i materiali di cui sono fatti i pannelli. Ora, chiudo questa parentesi per avviarmi alla conclusione, e la conclusione è su un argomento completamente diverso, apparentemente. La conclusione è di nuovo tornare verso il cielo. Quindi partiamo dalle stelle, arriviamo sulla Terra, capiamo come imparare dalle stelle e poi torniamo in cielo. E spingiamoci verso gli oggetti più affascinanti e misteriosi dell'universo, i buchi neri. I buchi neri si formano in diversi modi. Il più semplice è la morte di una stella massiccia. Quando una stella di grande massa finisce il carburante, non c'è nessun meccanismo che possa impedire alla gravità di far collassare quello che rimane in un singolo punto. Un punto è un oggetto privo di dimensione, dove la struttura dell'universo si disintegra. Questo è il centro del buco nero e prende il nome di singolarità. Ma la singolarità di fatto è inosservabile, perché intorno a questo punto si genera una zona dell'universo completamente separata dall'esterno, una zona dove qualsiasi cosa sia all'interno non può più tornare verso l'esterno. Questa superficie che delimita l'interno e l'esterno, la salvezza dall'oblio, prende il nome di orizzonte degli eventi. Nome pomposo, ma a noi fisici piace dare nomi pomposi. Ora, la cosa interessante è che anche la luce, l'elemento più veloce dell'universo, è confinato dentro questa regione. E se non passa la luce, da fuori si vede solo spazio nero. Ecco perché si chiamano buchi neri. Il termine fu coniato da questo signore John Archibald Wheeler. La cosa che possiamo chiederci è: fantascienza o realtà? È interessante perché nel 1975 c'è stata una bellissima scommessa tra Stephen Hawking, che è uno dei padri fondatori di tutta la teoria dei buchi neri, e quest'altro signore qua, Kip Thorne, che ha visto Interstellar, magari lo conosce, è uno dei massimi esperti di relatività generale ancora viventi, e loro hanno scommesso che questa sorgente, Cygnus X1, fosse effettivamente un buco nero che stava rubando materiale da una stella compagna. La cosa assurda è che Stephen Hawking scommesse contro. Disse: no, secondo me i buchi neri non esistono, quello non è un buco nero. Kip Thorne fece la scommessa dicendo: per me sono effettivamente cose esistenti. Come mai Stephen Hawking ha scommesso contro i buchi neri, visto che lui era il padre fondatore dei buchi neri? Perché hanno scommesso un abbonamento a vita delle riviste porno. Quindi Stephen Hawking ha detto: beh, se perdo la scommessa, cavolo, sono contento perché esistono i buchi neri. Se vinco la scommessa, sono contento uguale. Vabbè, alla fine ha perso la scommessa. Questo è il primo effettivo buco nero osservato, se vogliamo, non direttamente, ma adesso siamo andati molto più lontano. Adesso non solo sappiamo che i buchi neri esistono, li abbiamo rivelati con le onde gravitazionali, ma li abbiamo anche più o meno fotografati. Questa cosa che sembra l'occhio di Sauron è un buco nero supermassiccio che si trova al centro di un'altra galassia. Quindi qualcosa che è diventato parte della nostra esistenza. I buchi neri sono oggetti reali con delle proprietà allucinanti. E vi mostravo questo qua perché questo è un buco nero con una tipologia particolare di struttura. È un buco nero che ruota, un buco nero rotante. I buchi neri possono essere o statici oppure possono ruotare. E se voglio descrivere come è fatto l'universo intorno a un buco nero rotante, non vi spaventate, più o meno la formula matematica è quella roba lì. Questo ci dice come si comportano lo spazio e il tempo vicino ad un buco nero rotante. Cosa dicono questi brutti simboli? Se li vogliamo rappresentare in disegno, io li trovo bellissimi in realtà, devo dire, ma insomma non fate caso a me. La struttura di un buco nero rotante è più o meno una roba del genere. Vi ricordate? C'è la superficie oltre la quale non si può più fuggire, l'orizzonte degli eventi. Un buco nero rotante può avere fino a due orizzonti degli eventi, uno dentro l'altro, una struttura complicatissima. Può avere un solo orizzonte degli eventi, secondo la carta, la teoria, potrebbe anche non avere orizzonti degli eventi.
potremmo vedere quella che si chiama la singolarità nuda, il centro dove la struttura dell'universo collassa, potrebbe essere visibile. Si pensa che questi buchi neri senza orizzonte degli eventi non esistano, ma non è stato mai provato, non sono mai stati provati matematicamente questi teoremi, queste congetture. Però siccome una singolarità nuda violerebbe leggi illegali in 1000 universi e 700 galassie, si suppone che non ci siano singolarità nude. Ma c'è un'altra cosa interessante, e qui dove voglio concludere. Esiste un'altra superficie interessante nei buchi neri rotanti, una superficie che prende il nome di ergosfera. E l'ergosfera è in parte fuori dall'orizzonte degli eventi, vuol dire che noi possiamo entrarci e poi possiamo anche uscire dall'ergosfera. Ergo deriva da energia. Se noi siamo dentro l'ergosfera, siamo costretti a ruotare insieme al buco nero. Non possiamo stare fermi. Ora, una cosa interessante della relatività generale, la teoria che spiega come funziona i buchi neri, è che le grandezze che io misuro non sono tutte uguali, ma dipendono da dove mi trovo. In alcuni casi posso misurare dei valori oppure altri, e nel caso di un oggetto dentro l'ergosfera posso misurare delle energie negative. Ora, per i fisici l'energia negativa è qualcosa di più ripugnante, di, non lo so, una cacca di cane, di quelle che ti si attaccano alla suola e non riesci a staccare. Ecco, più o meno hanno la stessa repulsione per le energie negative. Però la relatività generale ti dice che se tu la misuri negativa in un punto, se ti sposti da un'altra parte, la puoi misurare positiva, quindi salvi tutto. Ecco, il signor Penrose, un altro grande fisico esperto di relatività, ha pensato una cosa. Se noi mandassimo dentro un'ergosfera un oggetto con una certa energia e poi lo facciamo dividere e facciamo sì che un pezzo cada dentro il buco nero e l'altro scappi, possiamo costruire il nostro oggetto in modo che quando si divide la parte che cade dentro il buco nero ha un'energia negativa. Siccome l'energia si deve sempre conservare, la somma deve rimanere uguale. Se io metto dentro 3 e questo oggetto si divide in 2, la somma deve fare sempre 3. Ora, se la cosa che cade nel buco nero ha energia meno 6, per avere come somma 3, quella che esce dal buco nero deve avere più energia, deve avere 9 più energia di quella che ci ho messo dentro. Quindi posso estrarre energia dal buco nero. Dal punto di vista pratico, quello che succede è che la cosa che esce dal buco nero ruba energia al buco nero stesso, lo fa rallentare, gli ruba la sua velocità di rotazione. Quindi posso estrarre energia dagli oggetti più assurdi dell'universo. Perché vi sto raccontando questo? Perché il meccanismo di Penrose è il meccanismo con la massima efficienza energetica conosciuto nell'universo. In realtà il secondo, ce n'è uno che è ancora più efficiente, ma questo ve lo lascio così punto aperto. E voglio chiudere facendovi un piccolo calcolino. Quanta energia possiamo racimolare, per esempio, lanciandoci dentro un buco nero? Partiamo dal prendere meno. Io sarei contentissimo di essere mandato dentro un buco nero, sarebbe il sogno della mia vita, un modo eccellente per terminare la mia esistenza. So già, Luca, se anche tu hai questo sogno nel cassetto. Tra un pochino. Comunque, dato che, come abbiamo visto prima, energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, questo non è una scusa per farvi vedere il mio peso, ma diciamo che, assumendo circa 65 kg, l'energia che ho a disposizione nel mio corpo è questa roba enorme qua. 5.85 per 10 alla 18 joule. 10 alla 18 sono 10 miliardi, un miliardo di miliardi. Quindi 5 miliardi di miliardi di joule. Ora, immaginate che io sia completamente bruciabile, quindi sono fatto di benzina. Se io mi bruciassi completamente e producessi energia attraverso la combustione, quanta energia riesco a ricavare? Ora, l'efficienza della combustione è bassissima. Quella che usiamo per le macchine, per esempio, è veramente niente. Diciamo che l'energia della combustione con me è circa
in grado di alimentare una casa per 45 giorni. Come dire, non ci fate tanto, se volete proprio fare una cosa del genere non vi conviene bruciarlo, fate qualcos'altro. Immaginate invece di prendere l'idrogeno presente nel mio corpo e di farlo fondere con la fusione nucleare che c'è nelle stelle. Beh, a questo punto l'efficienza è un po' più alta, molto più alta. Se noi facciamo il calcolino, consideriamo che nell'acqua non c'è solo idrogeno ma c'è anche ossigeno e prendiamo solamente quell'idrogeno che ci serve per fare fusione nucleare, qui i numerini cambiano davvero. Facendoli fondere con la fusione nucleare avreste energia per alimentare una casa per 33.328 anni. È abbastanza, direi. Ma non è l'ultima cosa, perché ci sono i buchi neri. Quindi dalle stelle ai buchi neri, se vi lanciaste dentro l'atmosfera di un buco nero, come quello al centro della nostra galassia, beh, l'efficienza del 42% mi dice che potreste alimentare una casa per quel numero lì via. Non so nemmeno leggerlo. Quindi qual è la conclusione con cui ci lasciamo? Vi prego, aiutatemi ad andare dentro un buco nero. Ne guadagneremo tutti quanti. E ci potremo alimentare, in realtà, se non ricordo male, il mondo intero per 27 anni. Quindi faremo un favore a tutti. Vi lascio con questa citazione. L'universo ci apre le porte al futuro, ci insegna, ci guida con le sue meraviglie, ma lo dicevamo con Gianluca quando ci siamo sentiti al telefono un po' di tempo fa, non rende le cose semplici. L'universo ci fa sudare in qualche modo, dobbiamo apprendere dalla natura e continuare a guardare avanti, a sognare sotto lo splendore del cielo stellato. Grazie a tutti. Grazie Lorenzo, è finito quel botto. Dove va? Non so se c'è qualche domanda su questa chiacchierata a proposito di energia, stelle e buchi neri. Abbiamo due minuti. Non so se c'è un microfono da buttare. Questo è che non sia scarico. Adesso va. Ok, arriva. Grazie Lisa. Senta, il fatto che quando è esposto la fase dell'energia negativa che può essere misurata è, diciamo, assimilabile che il buco nero, da quel poco che so, potrebbe essere un condensato di antimateria, quindi l'energia che c'ha è negativa rispetto a... In realtà il buco nero è spazio vuoto, cioè tutta la materia si concentra nel centro. E l'antimateria non ha energia negativa, è una convenzione che noi la definiamo antimateria, ma è materia normalissima. Quindi la materia con energia negativa si chiama materia esotica ed è quella che dovrebbe essere usata in realtà per tenere aperti i wormhole. Quindi se dentro un buco nero c'è materia esotica in una certa maniera, il buco nero si può trasformare in un ponte spazio-temporale, diciamo. Ah. Questo è, però non è il discorso di energia negativa, è proprio che uno dovrebbe creare una materia a parte abbia sempre energia negativa, non solo se la misura da un certo punto. Cioè la famosa increspatura che si parlava spazio-tempo all'inverso. Esattamente. Ok, grazie. Prego. Volevo solo sapere che quello che produce più energia è l'antimateria. Esattamente. Annichilazione tipo materia antimateria. 100%. Tutta. Allora, grazie mille. Siamo un quarto d'ora circa in tardo. Ci vediamo alle 18 qui con Francesca Altieri De Lina che ci parlerà della ricerca della vita su Marte. A tra poco. Ringraziamo ancora Gianluca e Lorenzo per averci fatto concentrare un po' su quella che
è la stella più importante per noi, al planetario con i bambini lo chiediamo sempre qual è la stella più importante per noi, dicono sempre la stella polare, e invece ce n'è una molto più vicina e molto più fondamentale. Quindi li ringraziamo ancora per questo viaggio e, come diceva Gianluca, vi aspettiamo per la prossima conferenza alle 18 con Francesca Altieri. A dopo.